Alfonso, siamo nella tenuta Calissoni Bulgari, dove ha sede anche la vostra associazione culturale The Factory 1944. Oggi è il 28 maggio. Io so che in questo giorno voi celebrate un rito. Di che si tratta? Oggi in modo particolare noi cerchiamo di ricordare un evento che è stato anche addirittura istituzionalizzato dal Comune di Aprilia, che è la cosiddetta liberazione della città dall'occupazione nazista e fascista. Noi 10 anni fa, quando ci siamo costituiti, avevamo 2 obiettivi. Il primo, essendo dei rievocatori, proporre e promuovere le rievocazioni, in modo particolare la rievocazione di una serie di eventi che hanno riguardato il nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma essendo anche appassionati di storia, abbiamo voluto approfondire ciò che è successo qui nel nostro territorio dopo il famoso sbarco Anzio Nettuno o Nettunia, che dir si voglia. Quindi la rievocazione è alla base del nostro obiettivo, della nostra mission, ma soprattutto raccontare alla gente quello che è successo, perché non si perda la memoria di un evento importante per la città. Quando si parla di eventi bellici non c'è mai da essere allegri o contenti, ma ricordare l'evento, ricordare la storia, ricordare il passato è una cosa fondamentale, proprio per poter anche avere un'idea di come costruire per le nuove generazioni il futuro. Oggi quindi noi cerchiamo di rievocare quell'evento attraverso, naturalmente, il modo con cui noi facciamo rievocazione, cioè ricostruendo un campo militare d'epoca, sia americano, inglese, tedesco. Sono i 3 schieramenti che si sono in qualche modo confrontati e affrontati su questo territorio. Ci sono anche molti veicoli storici che vengono da varie parti d'Italia, che di associazioni che come la nostra amano raccontare e rievocare fatti storici. E questi veicoli sono anche un modo per far vedere alla gente la forza, la potenza di questi mezzi in un'epoca in cui la tecnologia ancora è agli inizi. Ci sono i figuranti come me con le uniformi d'epoca, e quindi questo aiuta il racconto, aiuta a rendere piacevole la visita in una situazione come questa. Poi noi completiamo queste 2 giornate di rievocazione anche con eventi più divertenti, da festa, musiche d'epoca. Abbiamo avuto dei complessi che hanno suonato e cantato musiche d'epoca, insegnanti di ballo, di boogie boogie, del rock and roll, momenti anche di cultura. Oggi ci sarà la presentazione di un libro da parte di uno storico, Silvano Casaldi, che presenterà il suo 4° libro sulla battaglia di Aprilia, sullo sbarco di Anzio e di Nettuno. Quindi direi che le proposte al grande pubblico sono tante, sono molteplici. Noi continuiamo a seguire questo percorso perché riteniamo che sia un percorso utile, necessario, non tanto per noi di una certa età, ma quanto per i giovani, per i ragazzi. Noi ora ci accingiamo a fare che cosa? Allora, noi all'interno sempre di queste 2 giornate noi abbiamo organizzato anche un tour con i mezzi d'epoca, con i veicoli d'epoca, le jeep, i camion, mezzi veri, originali, che hanno comunque partecipato agli scontri, per ripercorrere alcuni dei luoghi di battaglia. La nostra associazione qualche anno fa è riuscita a ottenere dalla Regione Lazio un finanziamento per ricostruire e confermare una serie di postazioni che ricordano alcune delle battaglie, fra queste quelle a Carano, quelle a Campoleone, quelle a Carroceto, quelle al Fosso della Moletta, negli Uadi. Ecco, tutte postazioni dove noi intendiamo portare sia questa sfilata di mezzi d'epoca che anche per i visitatori, attraverso dei percorsi anche a piedi. Quindi questo aiuta di più a vivere, a sentire l'atmosfera di questo racconto. Ecco, ma oggi che tragitto percorreremo? Oggi come tragitto percorreremo, partendo naturalmente dalla tenuta Calissoni Bulgari, direzione Pontina, attraversiamo il cavalcavia della Pontina, che è a ridosso del centro commerciale Aprilia 2, per imboccare via delle Valli e via Vallelata, per arrivare sulla Nettunense
e direzione Campoleone. Questo perché? Perché Campoleone ha rappresentato uno degli obiettivi fondamentali dell'operazione Schlingel, uno dei due obiettivi che erano, ricordo, la presa della stazione di Campoleone, sistema di comunicazione dei rifornimenti dalla capitale su via ferroviaria per Cassino, e la via Casilina e Appia, che permetteva i rifornimenti su gomma sempre verso Cassino. L'obiettivo dell'operazione Schlingel era interrompere questi rifornimenti per alleggerire, per in qualche modo ridurre la forza della reazione dei tedeschi nella cosiddetta linea giusta. Dopodiché riprenderemo il percorso verso Aprilia, una breve passeggiata all'interno della città, perché così anche la città veda questo evento, per poi fermarci per pochi attimi in un'altra postazione importante, che è la chiesetta Sant'Antonio a Carroceto. A ridosso di questa chiesetta, che è stata protagonista e teatro di scontri accesi, soprattutto ha visto l'intervento di due reggimenti importanti che hanno partecipato all'operazione Schlingel, che sono la 504 paracadutisti e soprattutto la 45esima divisione americana, che ricordo era composta in parte da indiani pelle rossa d'America, che si sono distinti moltissimo, addirittura hanno ricevuto forse le più alte onorificenze da parte del Congresso americano e del presidente Roosevelt. Bene, allora ci mettiamo in marcia. Ci mettiamo in marcia, cominciamo il nostro percorso lentamente, gustandoci ogni chilometro che noi percorreremo.